Ci sono dei registi che dagli anni 70 in avanti hanno contribuito ad imprimere nella mente di noi spettatori una certa immagine di New York. C'è chi l'ha descritta in maniera positiva, descrivendola come una città ridente e sofisticata. Certo, molto frenetica, però fatta di sognatori, di lavoratori con dei sogni nella vita. E poi c'è chi ne ha descritta la parte oscura, il malcontento generale dei cittadini più poveri, i bassi fondi, la periferia, i gangster, una città buia e oscura. Ebbene, se la prima New York, quella ridente e felice, è la protagonista dei film di Woody Allen, che vedremo la prossima settimana, a presentarci la faccia dell'altra medaglia invece è Martin Scorsese. E ovviamente questo non è un caso. Scorsese infatti nasce a New York, ma nella New York proletaria, quella più povera, a stretto contatto con la malavita cittadina. Nato nel 1942, da ragazzo cerca subito di inserirsi in una delle gang che infestava il suo quartiere, convinto che le strade possibili per un giovane newyorkese di Little Italy fossero due, quella di diventare un gangster o quella di diventare prete. A causa però della sua statura minuta e di alcuni problemi di salute, Scorsese purtroppo non passò mai le selezioni. Beh, certamente è stato un bene, anche perché dopo che quella porta gli si chiuse in faccia, scoprì un'incredibile passione per il cinema. Scorsese esordisce dietro la macchina da presa nel 1967 con Chi sta bussando alla mia porta, con un giovanissimo Harley Keitel. Il film ebbe una produzione altalenante, iniziato nel 65 e ripreso più volte prima che fosse portato a compimento. Nonostante il film non fosse un capolavoro, emerge fin da subito un certo talento di Scorsese, che infatti viene preso sotto l'ala di Roger Corman, uno storico e famosissimo produttore indipendente degli anni 60-70 che lanciò, insieme a Scorsese, moltissimi altri attori e registi, tra i quali Coppola e Jack Nicholson. La Factory di Corman fu una vera e propria anticamera per la nuova Hollywood, perché, essendo egli stesso un regista, incitava i suoi allievi ad andare verso quei temi rivoluzionari che seguivano la corrente della Nouvelle Vague di Truffaut e Godard. Beh, per quanto riguarda Scorsese, l'esperienza con Corman fu tanto breve quanto efficace. Con lui infatti realizza solo un film, America 1929, Sterminateli senza pietà, che però gli basta fare il botto. Il film infatti è un successo e Scorsese viene subito messo sotto contratto dalla Warner, che rilancerà i suoi due prossimi film. Col primo, Main Streets, del 1973, inizia una collaborazione con Robert De Niro, ma soprattutto inizia a portare in scena alcuni dei temi portanti della sua filmografia, come La malavita e La storia dei perdenti. Ma è con Taxi Driver del 1976 che realizza il suo primo vero capolavoro, che segna il cinema della nuova Hollywood. Il film, interpretato sempre da Robert De Niro, racconta la storia di un reduce della guerra in Vietnam che, soffrendo di insonnia, adesso si ritrova a fare il tassista del turno di notte in una New York tetra e ostile. Il film, da un punto di vista narrativo, esplora le conseguenze psicologiche della guerra, con gli ex soldati americani che, una volta tornati in patria, non vengono accolti o aiutati, ma vengono lasciati in disparte ad affrontare i propri traumi. Robert De Niro in Taxi Driver diventa un vero e proprio giustiziere della notte, che gira a piede libero per New York. Il suo finale aperto, il suo non colpevolizzare del tutto il protagonista, lo rende un caposaldo della nuova tendenza di fare cinema nell'oltreoceano, che infatti cerca di reinventare le regole del cinema classico, il cui protagonista invece era un eroe sempre puro e il finale era sempre molto chiaro e poco ambiguo. Ma non ci sono solo delle novità a livello tematico e narrativo. Con Scorsese è lo stesso linguaggio cinematografico che viene rivoluzionato. Le sequenze quasi oniriche accompagnate dai ragionamenti deliranti di De Niro, i jump cut e la rappresentazione sempre più esplicita della violenza sono infatti degli elementi molto chiari di rottura con la Hollywood classica. Ma la cosa che più stupisce di Scorsese è la sua continuità qualitativa e tematica. Per dirne una, negli anni 80 abbiamo Toro Scatenato, negli anni 90 arriva Quei bravi ragazzi, arriviamo agli anni 2000 con The Departed e Gangs of New York, fino a quelli più recenti, Shutter Island, Hugo Cabret e The Wolf of Wall Street. Insomma, tutti questi film possono essere considerati dei veri e propri filmoni, quando non capolavori, e, in una maniera un po' bizzarra,
tutti quanti parlano sempre e più o meno delle stesse cose. L'essere degli italoamericani negli Stati Uniti, oppure l'America fondata su guerra e sangue, o ancora le atrocità della malavita, oppure l'essere degli uomini sognatori e illusi che, alla fine, si ritrovano ad aver perso tutto ciò che hanno. Insomma, forte della reputazione ottenuta negli anni della nuova Hollywood, che tra l'altro lo vede come uno dei padri fondatori, Scorsese è uno di quei registi capaci di conciliare il commerciale con la vera e propria autorialità. E sembra, tra l'altro, incapace di fare cilecca.